Miss, che vi siete ritrovate. E benvenuti nel Palazzo delle Favole, l'ultima iniziativa dell'amministrazione comunale. Ovviamente confermiamo il binomio beni culturali, valorizzazione dei beni culturali e fruibilità di allestimenti particolari. Come ricorderete, negli anni passati abbiamo allestito la corte di Babbo Natale nel Palazzo Capria. Qui abbiamo allestito il presepe per più anni, se ricordate. Quest'anno invece c'è questa idea veramente formidabile di appunto allestire in 8 stanze il palazzo il palazzo delle favole, e quindi l'allestimento di 8 favole, tra cui anche la reggia di Babbo Natale. Il palazzo delle favole sarà aperto per diversi mesi. Per questo periodo natalizio apriremo fino all'8 di gennaio, dalle 5 del pomeriggio fino alla sera. Per la visita guidata ovviamente si entrerà in maniera contingentata per fruire meglio di tutte le ambientazioni e così per sentire anche ciò che lo spirito guida, la nostra guida Elfo vi racconterà. Per i bambini c'è Babbo Natale che vi aspetta, quindi consegnerete le letterine domani, Babbo Natale consegnerà i doni, i regali ai bambini. E questo allestimento per l'appunto è stato voluto dall'amministrazione comunale, e quindi io ringrazio tutta l'amministrazione comunale per aver condotto insieme questa magnifica proposta, questa magnifica iniziativa che diventa anche un'offerta, un attrattore turistico, oltre che ovviamente una dedica ai concittadini e ai bambini di Sant'Agata di Puglia. Ringraziamenti ce ne sono davvero tanti da fare, partendo dai proprietari, la famiglia dell'ingegnere Claudio Del Buono, che ci ha consentito appunto di fare questo allestimento, ai miei amministratori, in particolare Antonio Carrillo, Marianna Marotti, Alessandro Russo e tutti gli amministratori che sono impegnati tanto, i collaboratori, ne sono davvero tanti, quindi ringrazio tutti per non fare in modo che possa poi dimenticare qualcuno. E quindi noi vi aspettiamo qui tutte le sere. Ovviamente immagino avete letto il cartellone di Sant'Agata Inverno 2022-2023, nel cartellone sono previste anche una serie di animazioni e di spettacoli all'interno del Palazzo delle Favole, per cui per i bambini ci sono anche proposte animate con delle compagnie teatrali, quindi con degli spettacoli in costume che si abbineranno con le ambientazioni stesse. Per cui io direi di aprire il Palazzo delle Favole, una proposta diciamo unica, sicuramente unica per Sant'Agata, ma anche unica per la provincia di Foggia e forse anche per la Puglia, della quale dobbiamo andare tutti orgogliosi. Iniziamo in maniera contingentata, con gruppi da 10-15 persone al massimo, così potete godere la visita molto, molto meglio rispetto all'ipotesi di entrare tutti quanti assieme. Bene, buona visita, buon Natale e buon Palazzo delle Favole. Ciao.
qua. Ciao, aspetta, facciamo passare il nostro elfo. Vai. Buonasera a tutti, io sono il vostro elfo guida. Adesso vi faccio entrare nel mondo delle favole con me. Me? Andiamo. Aspetta che arrivano tutti. Ciao, 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 ciao. 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 Sto già tengo zitto. Buonasera. Buonasera a voi. La stufa che usavano prima a prendere le calze per quando arrivava la Befana. Quando arriva la Befana, come potete vedere, tutto allestito a tema. E se volete possiamo proseguire. Ora bianca nera. Sono situati tutti i passaggi segreti che usavano loro nella scuola. Adesso posso raccontare Piper, indovina che favola è questa? In questa magica favola. Chi la conosce? Bimba, la conosci tu? Come si chiama questa qua? Tu la conosci? Biancaneve e sette nani. Lo spettro, dove se volete vi potete pure fare il selfie. Lì la strega cattiva. Biancaneve bravissima. E loro chi sono? Non so, tu li conosci i suoi nomi, i loro nomi? Ne dici uno? Dicelo. Bravo!
dopo, dotto, il sapiente. Poi è finita la casa di come maestro da un Ah, quindi è molto più pesante, eh?
Bene, questo è un uomo. Oggi. Yeah.